Si torna a parlare degli addi al GF VIP. E sembra chiara una cosa, Manila Nazzaro torna a casa. Tutto è successo una settimana fa, ossia quando i concorrenti del reality hanno capito che il programma sarebbe stato prolungato. A quel punto l'ex Miss Italia, che in un primo momento ha pensato di abbandonare la casa di Cinecittà, poi ci ha ripensato. Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall'entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo. Ok, bene, almeno lo sapremo. Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare. A questo punto Manila ha preferito rivolgersi direttamente a Soleil Sorge, il tutto dopo aver vissuto qualcosa che l'ha destabilizzata. Ma cosa è successo? Manila Nazzaro è stata chiamata in confessionale a parlare con dei parenti. Appena Manila Nazzaro è uscita, ha detto: mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Solo tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro, gli autori, sono stati super carini, ma, poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane. Così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu ce l'hai qui nel cuore e anche nella testa, fidati. A riguardo, Davide Silvestri ha commentato: vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere. Manila Nazzaro ha cercato di convincerlo a restare. Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all'ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela. Da quello che racconta Aldo Montano, a far cambiare idea a Manila Nazzaro è stata una telefonata. Ha ricevuto una telefonata un po' particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione, ma se non lo può dire,